Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 23 dicembre il Consiglio regionale si è riunito in seduta ordinaria per l'approvazione di una proposta di rendiconto dei gruppi e di una delibera sulle strutture residenziali psichiatriche e ha poi proseguito in seduta segreta in merito agli atti amministrativi adottati dalla ASL Torino 1. 22 leggi approvate, 77 sedute d'aula per un totale di 44 giornate di lavori. Questi alcuni dei numeri dell'attività 2013 del Consiglio regionale illustrati nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Un anno difficile, ma sicuramente questo Consiglio regionale ha lavorato col contenimento dei costi, ma anche con l'approvazione di importanti leggi, tra cui la legge urbanistica, è una legge per esempio per le aree protette. E speriamo soprattutto di poter nel prossimo anno fare un accordo su una nuova legge elettorale e di approvare al più presto il bilancio anche per poter dare piena operatività al governo regionale. L'augurio che voglio fare ai piemontesi è quello di ritrovare un po' di serenità e soprattutto l'augurio di tanto lavoro, possibilità di lavoro in particolare per i giovani. Con ricordi di guerra, interviste a Dino San Lorenzo e Anna Maria Vietti, prende il via Piemonte Memoria, un format visibile su www.crpiemonte.tv, la social web tv del Consiglio regionale. Il primo video della serie è dedicato a due protagonisti degli albori della regione Piemonte, che raccontano la loro vita giovanile a Torino e a Lanzo durante la Seconda Guerra Mondiale. Per gli appuntamenti segnaliamo: al Piano Nobile di Palazzo Lascaris fino al 6 gennaio il presepe piemontese di Guido Moro, classico presepe popolare, dove a fianco dei personaggi della natività compaiono sia i pastori che i popolani nei loro costumi tradizionali. Esposta a Palazzo Lascaris fino al 27 gennaio la vetrina con la chiocciola Helix Pomazia e il terzo appuntamento con il Museo Regionale di Scienze Naturali dopo quelli sulla felce lunaria e sul cranio dell'orso delle caverne. Fino al 10 gennaio nella Biblioteca della Regione la mostra In viaggio con la carta fra presepi e auguri di Natale, curata da Marisa Novelli, con un vasto sortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni. Paesaggi piemontesi e la rassegna pittorica nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, allestita dal gruppo Volver Arte 2013 dell'Unitre di Volvera. Esposti scorci dal Monferrato al Monviso, dalla campagna piemontese alle vie più rappresentative. Dopo la chiusura del 27 dicembre di Palazzo Lascaris e degli uffici dell'Assemblea, il palazzo rimane chiuso anche giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2014. Gli uffici sono invece regolarmente aperti il 30 e il 31 dicembre. È tutto dal Consiglio regionale. Buone feste! Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.